Dopo 22 anni di affidamento al settore privato, il Comune si riappropria della gestione del patrimonio, internalizzando il servizio che finora era stato svolto dalla società Romeo. Dopo la scadenza naturale del contratto, infatti, le attività di interesse generale per la gestione amministrativa, la manutenzione, la valorizzazione e le dismissioni del patrimonio immobiliare del Comune passano ora alla società Napoli Servizi, una sfida che deve dimostrare la capacità del pubblico di gestire i suoi valori, che non sono soltanto economico-finanziari, ma sono anche valori sociali. Attraverso un processo di efficientamento delle risorse umane di Napoli Servizi, noi pensiamo ad una gestione ancora più puntuale funzionale del nostro patrimonio pubblico. Non ci nascondiamo le difficoltà. La fase iniziale sarà una fase complessa, rispetto alla quale però ci stiamo attrezzando. Io credo che nel giro di alcuni mesi potremo andare a regime. Per ovviare a qualche naturale disagio dovuto al regime transitorio, è possibile rivolgersi al call center indicato in sovraimpressione. Il programma dell'intera operazione è stato illustrato questa mattina a Palazzo San Giacomo, dove è stato anche ricordato il valore della recente transazione con cui sono stati chiusi i rapporti passati con la società Romeo. Sappiamo quanti spingevano in città nel prolungare il rapporto con la Romeo, di esternalizzare o di privatizzare. Detto questo, voglio dire che però la transazione con la Romeo è stato un atto anche quello responsabile, importante, ha consentito di far tenere il bilancio in un momento difficile, si sono venduti 3.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica, quindi si chiude una fase, adesso se ne apre un'altra, siamo pronti e soprattutto confidiamo nelle lavoratrici e lavoratori della Napoli Servizi, che in questo modo continuerà a vivere. Quindi garantiamo anche il livello occupazionale in un momento di esuberi, di tagli e di fallimenti. È chiaro che è una sfida perché dobbiamo dimostrare quando il verbo nazionale è quello privatizzare, 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 che noi invece vogliamo col pubblico gestire bene gli spazi pubblici, i beni, valorizzarli, l'edilizia sociale, il diritto alla casa e anche quello di realizzare una concezione diversa, più partecipata del patrimonio pubblico.